Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Ciao! Oggi andremo a parlare di un prodotto che genericamente è stato trattato un miliardo di volte ormai su YouTube, svariati social, ma ci siamo decisi anche noi a provarne uno. Parliamo di un robot aspirapolvere e lava pavimenti della Roborock, il modello S5 Max. Siamo stati attratti da questo modello in quanto dalle ottime recensioni, dagli video che abbiamo visto anche di altri canali, assolutamente, e siccome io personalmente soprattutto sono un sostenitore della Xiaomi, è un derivato del marchio principale Xiaomi, Roborock si occupa appunto della produzione di questi bei robottini. Quindi diciamo che è una branca che si occupa solo di questo, esatto, tipo di prodotti. Esattamente. Okay. Quindi in questo video andremo a fare l'unboxing e a vedere un po' le sue funzioni. Lo vedremo insieme, lo scopriremo insieme, faremo magari anche delle prove. Il fratello l'ha preso perché la comodità di questo è che potete comandarlo anche col vostro assistente domotico di casa. Ma dopo. E non è male. Approfondiremo anche questo. Per il momento vi invitiamo a iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere informati ogni qualvolta noi aggiungeremo un nuovo video sul canale e magari lasciate anche un bel mi piace. Ma prima di tutto questo, come nostra consuetudine, lanciamo la sigla. Che cosa troviamo all'interno della confezione? Abbiamo naturalmente il nostro robot lava pavimenti e aspira pavimenti. Abbiamo le istruzioni con anche una guida specifica per l'app, anche in italiano. Abbiamo la base di ricarica con il relativo cavo da attaccare al muro per la corrente, l'adattatore con il panno per poter lavare i pavimenti, la base che andrà posizionata più o meno così, su cui si andrà a sistemare il nostro robot una volta che è in modalità pausa. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi... no, e Miki dov'è? Chi è? No, aspetta, no, vabbè. Allora, oggi vi introduciamo un nuovo prodotto. Siamo molto contenti di poterlo testare per voi e farvi vedere tutte le sue funzionalità. Si tratta del Robocop S5 Max. Roborock. Ah, aspetta, qui facciamo. Esatto, Roborock S5 Max. E per poterlo testare, far vedere tutte le funzionalità al meglio, chi meglio di mia moglie, Giorgia, eccola qui. Ciao a tutti! Ed ora iniziamo con l'unboxing e poi iniziamo a vedere un po' le caratteristiche del prodotto. Ma prima di tutto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel mi piace. Bravissima. Così non vi perderete con la campanellina tutti i prossimi video in uscita in quanto verrete avvisati. Ed ora beccatevi la sigla! Devi dire sigla. Ciao! Sigla! Ti puoi alzare un attimo e ti frega subito il posto. È arrivata mia cognata, ha detto basta, adesso subito, mi ci metto io. Subito. Scherzi a parte ragazzi, siamo di nuovo qui. Mi sembrava doveroso far fare l'introduzione e la presentazione a mia cognata, che è quella che utilizza di più il robot in casa. Quindi ha capito bene o male tutte le funzioni che ci sono, i pro e i contro. E giustamente ci siamo avvalsi della sua esperienza tecnica. Quindi ringraziamo la Giorgia di averci aiutato in questa presentazione del video. Ne siamo felicissimi. Ma ora andiamo a vedere un po' l'installazione del nostro bel robottino Roborock e poi anche l'applicazione e tutte le sue funzionalità e una piccola prova, una bella prova, dai. So, pensavamo di fargli sniffare un po' di farina. Farina abbiamo detto, eh? Quindi passaggio e via. Va bene ragazzi, spostiamoci di là.
Primo passaggio, andremo ad installare la base di ricarica, che è questa. Le note delle istruzioni riportano che deve avere, compreso il robottino, 1,5 metri di fronte e 0,5 metri a destra e sinistra. Io qui sul lato sinistro ho meno di 0,5 metri e non ha comportato problemi al momento. Il robottino si ricarica tramite contatto con queste due sporgenze. Questa è la base da porre davanti alla base di ricarica, è un pezzo di plastica praticamente che serve quando il robottino passa il panno per lavare per terra. Una volta che torna in questa posizione sotto carica, permette di evitare che si crei condensa sul pavimento, soprattutto nel caso in cui doveste farlo stazionare sopra parquet. Quella è la situazione più pericolosa, dove questo tappetino naturalmente è molto importante. Ed ora ci trasferiamo più comodi sul tavolo per vedere tutte le funzionalità e la configurazione del Roborock S5 Max. Prima operazione da andare a fare è l'accensione del Roborock. Andrete a tenere premuto a lungo il tasto di accensione finché non emetterà un benvenuto, comunque vi darà la notifica dell'accensione. Alla prima apertura io ho trovato il Roborock con circa il 30% di batteria, l'ho lasciato sotto carico all'incirca 1 ora e mezza, 1 ora e 40 e si è ricaricato completamente, poi l'ho potuto iniziare ad utilizzare. Secondo passaggio, dobbiamo connettere tramite Wi-Fi il Roborock, quindi ci andiamo a spostare sull'app. L'app da scaricare si chiama Roborock oppure Xiaomi Home. Io ho scaricato Roborock, quindi una volta installata. Una volta aperta l'applicazione, non vi ritroverete naturalmente nessun dispositivo, ma da qui potremo andare a fare l'aggiunta di un nuovo dispositivo. Per prima cosa, sul nostro Roborock andremo a premere contemporaneamente sia il tasto di accensione che il tasto della casetta insieme per 2, 3, 4 secondi, insomma fin quando in ogni caso il Roborock non ci avviserà dicendo reimposta Wi-Fi. Inizialmente forse ve lo dirà in inglese se non andate ad impostare subito l'italiano, comunque lo capirete tranquillamente captando la parola Wi-Fi, in qualche maniera di sicuro lo capirete. Quindi una volta tenuti premuti i due pulsanti, la luce blu che adesso vedete fissa lampeggerà lentamente. Questo sta a significare che il robot è entrato in modalità di configurazione ed è corretto. Sull'applicazione andremo a premere il tasto più in alto a destra, farà la scansione in automatico dei dispositivi nelle vicinanze e poi vi basterà seguire le istruzioni per avere il vostro Roborock già bello e che installato. Quindi ora abbiamo eseguito tutte le operazioni preliminari, ora andiamo a vedere un attimino come è fatto il robottino. Troviamo appunto i due pulsanti, gli unici due pulsanti di cui abbiamo parlato prima, la torretta con il laser che permetterà la mappatura della vostra casa, frontali abbiamo il paraurti che prende fino a metà del robot. Qui troviamo uno sportellino al cui interno potremo andare ad estrarre la vaschetta con la polvere o tutto quello che è stato raccolto, e qui dietro il suo filtro da pulire anche lui, mi raccomando, la manutenzione è molto importante in questi robottini. Qui troviamo un'utilissima spazzolina che vi potrà servire o magari per pulire alcune parti, componenti, ma inoltre troviamo questa specie di uncino con una lametta, il quale servirà ad andare a pulire la sottostante che adesso andremo a vedere, per togliere magari i capelli che si sono attorcigliati e che non vengono via facilmente con le mani. Nella parte posteriore abbiamo il contenitore per l'acqua, che con un semplice clic viene estratto. L'acqua viene ricaricata qui e poi con questa pompetta che si vede all'interno viene erogata l'acqua nelle quantità che desideriamo, secondo i livelli che poi vi faremo vedere nell'applicazione. Una volta inserita la sua contenitore dell'acqua, semplicissimo, sentirete un click. Abbiamo anche il pannetto. Scusate, le cose sono comunque un po' sporche appena appena perché comunque lo stiamo usando. Questo andandolo a inserire, sollevandolo appena appena, lo fate passare vicino e poi lo lasciate andare anche, lo andate a spingere e basta. Sentirete due click. In questo momento il robottino è anche in modalità lavaggio. Poi dall'applicazione potrete vedere, potrete anche
andarla ad escludere questa modalità lavaggio e fare solo aspirazione, o comunque se non mettete il panno farà solo aspirazione a prescindere, lo riconoscerà lui automaticamente. Passiamo alla parte sotto. Nella parte sotto abbiamo le ruote che rispetto a modelli precedenti sono state ingrandite e anche ammortizzate, le quali consentono il passaggio e quindi l'aspirazione anche su tappeti tranquillamente. Nella parte centrale troviamo la spazzola con queste due levette. Muove il coperchio e si rimuove anche la spazzola. Troviamo la spazzola a 5 punte in silicone, che è quella che inizierà a girare e convoglierà lo sporco verso l'aspirazione nella parte centrale. Qui troviamo la rotellina che permette al nostro robot di poter effettuare le curvature e le varie direzioni, e poi i sensori. E infine i due pin di ricarica che vanno a contatto con la base di cui abbiamo parlato prima. E naturalmente per poterlo collegare è semplicissimo. Dovete attivare la skill Roborock. Una volta attivata inserite le stesse credenziali di registrazione dell'app Roborock. Fate cerca dispositivi, lo trova e si collega automaticamente al nostro dispositivo Amazon. Siamo ripassati sull'applicazione per farvi vedere quante funzionalità ha questo Roborock S5 Max. Cliccando sul nominativo del nostro robot, ci si apre la schermata dell'ultima mappatura e dell'ultima pulizia fatta. Nella parte in alto quanti metri quadri ha pulito, la batteria attuale e quanto tempo ci ha messo a fare quella pulizia. Nella parte in alto a destra troviamo tre puntini che cliccandoli ci consentono di configurare il robot, avere la spia accesa o spenta, attivare la modalità tappeto che, se attivata, imposterà il robot sulla massima aspirazione e poi, una volta tornato su pavimenti duri, si rimposterà secondo quello che voi avete indicato. La modalità non disturbare, in cui potete indicare un orario in cui, a prescindere, anche se dovesse qualcuno della vostra famiglia volesse far partire il robot, questo non partirà. E l'unità di misura per le misurazioni. Poi voce e volume, quello che vi dicevo prima, dove scorrendo appunto c'è l'italiano e tante altre lingue. Il robot vi dà l'indicazione di qualsivoglia cosa andrete a fare, quindi termine della pulizia, inizio della pulizia, aggiornamenti firmware. Poi terzo menu, pulizia regolare, qui potrete andare ad impostare una routine, se vogliamo così chiamarla, dove andrete a impostare a un certo orario l'avvio, quando la dovrà ripetere e la modalità di pulizia, quindi questo l'avremo visto dopo ma ve lo anticipo. Potrete andare ad impostare come silenzioso, quindi al minimo della velocità, bilanciata, turbo e max. Max, anche a max vi devo dire che il rumore non è per niente fastidioso comunque. Stessa cosa per il livello dell'acqua erogata, senza acqua, bassa, media e alta. Impostate questi parametri, andrete a impostare la vostra routine. Poi c'è il menu contrassegne via. Potete mandare il robot in un determinato punto della vostra casa oppure eseguire una smacchiatura dopo aver selezionato il punto, o solo l'aspirazione forte in quel punto o nuovamente passare il panno. Poi c'è la voce comando a distanza, dove avrete una specie di joystick proprio, lo potrete comandare voi o con questi tre pulsanti o proprio con un joystick virtuale. Avete la cronologia di tutte le pulizie che avete fatto. Cosa molto importante, il menu manutenzione, dettagliatamente per filtro, spazzola laterale, spazzola principale e sensori, indica la rimanenza, diciamo, di ore prima di che questo pezzo deve essere sostituito o pulito. Poi abbiamo la possibilità di contattare il servizio clienti, aggiornare il firmware e, oppure se non lo trovate più in casa, avete una casa di 1000 metri quadri, potete fare trova il mio robot. La mappa, come potete vedere, fa già una sua prima suddivisione in stanze secondo la sua logica, ma che voi comunque potrete andare a personalizzare completamente cliccando su modifica la mappa. Facendo questo potrete vietargli una zona, come potete vedere le barriere rosse che ho inserito
vi ho vietato di andare in quei determinati punti. Se per caso ha rilevato male la planimetria della stanza, qui potrete andare a modificare le pareti proprio fisicamente. Oppure potrete personalizzarla con delle aggiunte anche, o dargli una sequenza di pulizie, quindi prima la cucina, poi la camera da letto, eccetera eccetera. Una volta fatta la modifica, ricordatevi di salvarla e ve la troverete salvata nel menu principale e anche nelle vostre mappe. Ed ora facciamo una prova. Devo dare per forza il comando, quindi attiva Ambrogio. Avvio della pulizia. Come avete sentito, ci ha avvisato dell'avvio della pulizia. Ora è impostato sull'aspirazione massima. Allora, siccome prendoci al passaggio. Ed eccoci qua ragazzi, come avete visto, ottimo prodotto, ma per chiudere meglio il video lascio la parola alla vera intenditrice. Per una persona che lavora è un ottimo prodotto, un ottimo aiuto, cambia la vita. Io sono in pausa al lavoro dallo smartphone, con due semplici tap lo riesco a far partire e in circa 40-50 minuti mi aspira tutta casa. Prevalentemente io lo uso per l'aspirazione, perché lo faccio andare tutti i giorni, avendo anche un gatto è fondamentale, però anche col panno per lavare una volta ogni 2-3 giorni lo faccio andare, perché è sempre meglio e anche lì proprio mi risparmia tempo, fatica anche, perché comunque tira fuori l'aspirapolvere e svuota l'aspirapolvere. Sono rimasta molto molto soddisfatta del prodotto. All'inizio, quando Marco me l'ha proposto, ero molto titubante. Invece veramente tira su tutto e anche negli angoli. Insomma, in definitiva, voto da 1 a 10? Al momento, cos'è? 2 settimane, il mio voto è 9. Ma potrei dare anche 10, perché veramente ero partita con un'idea. Ero partita con un'aspettativa bassissima, quindi per me 9,5. Difetti? Ne hai riscontrati? Ma in realtà non ho riscontrato di difetti. Quindi voto tutto Tech, ce lo siamo appena sentiti, dal 9 al 10-10 nelle prime settimane di utilizzo e vedremo poi con l'andare del tempo. Per questo video è tutto ragazzi, da Marco e da Giorgia, special guest, è tutto, alla prossima, ciao!